Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica celebriamo la festa della Trasfigurazione del Signore, che i cristiani d'Oriente chiamano Pasqua dell'Estate. La Trasfigurazione è un evento importantissimo, rivela la divinità di Gesù, prepara i discepoli allo scandalo della Passione e anticipa la gloria della Risurrezione. È dunque un evento di luce. Ed è proprio su questo tema che vogliamo soffermarci, declinandolo in due aspetti. Partiamo dal primo punto. La Trasfigurazione ha qualcosa di prezioso da dirci sul dove attingere luce per la nostra vita e dunque vivere nella luce. Gesù prese con sé i suoi 3 discepoli più intimi e li portò in disparte su un alto monte. L'Evangelista Luca ci dice che mentre era in preghiera fu trasfigurato. Lì i discepoli ne contemplano la divinità. Lo contemplano sotto un'altra luce. Ecco, miei cari, per attingere luce abbiamo bisogno anche noi di andare in disparte e stare con Gesù nella preghiera. Pregando si pacifica il cuore. Pian piano si chiarificano le scelte da prendere, si sciolgono le durezze interiori, si dilata la capacità d'amare, perché la preghiera è il respiro dell'anima e l'anima respira Dio, il suo amore. Non solo, durante la Trasfigurazione ecco Mosè ed Elia che dialogano con Gesù. Essi rappresentano la legge e i profeti, dunque l'Antico Testamento. Questa scena ci suggerisce che le scritture si compiono in Gesù. Dunque l'Antico Testamento si compie nel Nuovo e il Nuovo illumina l'Antico. Ed ecco la voce del Padre che dice: «Questo è mio figlio, l'amato, in lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo». Dunque per attingere luce e vivere nella luce abbiamo bisogno di ascoltare Gesù. Questo significa anzitutto metterci in ascolto del Vangelo, pregando con la Sacra Scrittura, aiutandoci magari con la liturgia del giorno. Alcuni padri della Chiesa dicevano che quando preghiamo siamo noi che parliamo con Dio, quando meditiamo il Vangelo è Lui che parla a noi. Quanto è importante! Un salmo dice: «Lampada ai miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino». Senza questa luce siamo al buio, siamo confusi, ci manca il vero senso della realtà. Da poco ho conosciuto una persona, ad esempio, che ha iniziato a pregare ogni giorno con la via del Vangelo, il nostro diario spirituale con il quale offriamo una chiave di lettura per la parola del giorno. Era entusiasta e mi diceva come stare sul Vangelo illumini davvero la mente e aiuti a vivere una fede incarnata, concreta. Infatti ascoltare significa poi lasciarci guidare da quella parola accolta e meditata nel cuore. Nel mondo biblico l'ascolto implica non solo il sentire, ma anche il custodire nel cuore e l'obbedire. Gesù stesso, come abbiamo visto, si è messo a dialogare con Mosè ed Elia, seguendo il piano salvifico iniziato già secoli addietro. Gesù dunque non è un battitore libero, ma lui, parola divina incarnata, si lascia condurre dal Padre e dalle Scritture, come un musicista che segue lo spartito. Questo è importante anche per noi. Come ci ha ricordato Papa Francesco, la vita cristiana è semplice: ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Forse noi l'abbiamo fatta un po' difficile, con tante spiegazioni che a volte nessuno capisce. E miei cari, per ascoltare la parola di Dio, la parola di Gesù, basta aprire la Bibbia, il Vangelo, e non solo leggerlo, ma soprattutto pregarlo. Certo, si parte dal chiederci cosa significa questo testo, e magari è bene lasciarci aiutare da una chiave di lettura, ma la cosa ancora più importante nella preghiera è chiederci: ma a me cosa dice questa parola? Cosa dice alla mia vita? E io cosa rispondo a questa parola che il Signore mi sta dicendo? Ed è così che la vita cambia. Dunque, miei cari, per attingere e vivere nella luce abbiamo bisogno di ritagliarci del tempo per pregare, per meditare la parola di Gesù, cercando poi di viverla.
Passiamo al nostro secondo punto. La trasfigurazione ci aiuta a riscoprire come Dio dissemini di luci belle la nostra vita, illuminando così anche i momenti più bui. Ripercorriamo un po' l'evento. Matteo la colloca 6 giorni dopo l'annuncio della passione di Gesù. Gesù ha dunque annunciato un evento doloroso, che tra l'altro cozza contro le aspettative dei discepoli. Allora Gesù prende con sé i suoi 3 discepoli più intimi, sale su un monte e fu trasfigurato. Per un attimo rivela la sua divinità, volto trasfigurato, vesti candide, appaiono Mosè ed Elia, ed ecco la nube, la voce del Padre, una grazia enorme, proprio dopo l'annuncio della passione. Dunque vedete, miei cari, la trasfigurazione non soltanto rivela la divinità di Gesù, ma prepara i discepoli ad affrontare lo scandalo della passione. Questo non toglierà loro la fatica, non elimina la loro fragilità, non eviterà nemmeno il loro fallimento, ma illumina di senso questo evento, li prepara ad affrontarlo, perché la tenebra in quel momento non prevalga. La trasfigurazione è una grazia, è un regalo che ci viene consegnato, capace di illuminare i nostri momenti bui. Ci ricorda che Dio dissemina di luci la nostra vita. Egli ci regala tante grazie che non soltanto ristorano il cuore, ma ci preparano ad affrontare gli inevitabili momenti difficili. Queste grazie possono essere momenti di forte consolazione, parole che si incidono nel cuore, incontri belli, coincidenze, o meglio, Dio incidenze forti, raramente sogni particolari. Pensate ad esempio San Massimiliano Maria Kolbe, che da piccolo sognò la Madonnina che gli porgeva 2 corone, una rossa e una bianca, quella rossa del martirio, quella bianca della gloria. Chissà quanto gli sarà servito nel momento del suo martirio nel campo di concentramento. I santi ci ricordano che nei momenti difficili è bene non dimenticare le grazie ricevute, non perdere di vista i momenti belli. E solitamente sono proprio le cose belle che ci permettono di non soccombere nelle cose brutte. Le grazie sono come gocce di rugiada che ci aiuteranno ad affrontare il caldo della sofferenza. Ciò che conta è farne tesoro e custodirle nel cuore. Noi tante volte, purtroppo, le lasciamo scivolare via, oppure le assolutizziamo, pretendiamo che Dio ce ne dia sempre e di nuove, con il rischio di fermarci alle grazie, ai momenti belli, senza poi voler scendere a valle, un po' come fece Pietro. Pietro, in quel momento di splendore, di bellezza, ad un certo punto disse: «Signore, è bello per noi stare qui, vuoi che facciamo 3 capanne? Una per te, una per Mosè, una per Elia?» Oltre alla retroterra della festa delle capanne e alle varie interpretazioni possibili, un dato è certo. Pietro voleva fermarsi lì, voleva rimanere in quella situazione di gloria, avrebbe voluto evitare la fatica del cammino, lo scendere a valle, l'andare a Gerusalemme, l'affrontare la passione, la morte, seguendo Gesù fin lì. Ma non è possibile. Quel momento bello gli è stato dato proprio come regalo per poter affrontare il cammino. Ai discepoli, miei cari, questa grazia servirà non solo come consolazione e preparazione, ma a suo tempo servirà loro anche per rileggere la passione di Gesù con occhi nuovi. Col senno di poi, illuminati dalla grazia dello Spirito Santo, capiranno sempre meglio che la passione non è stata un incidente di percorso, ma che Gesù ha scelto di donarsi fino in fondo, proprio Lui, vero uomo e vero Dio, che hanno visto trasfigurato sul Tabor e poi sfigurato sul Getsemani, ha mostrato sulla croce la portata del suo amore per noi. Dunque, caro fratello, cara sorella, la trasfigurazione ti consegna un tesoro immenso. Ti ricorda che anche nei momenti difficili il Signore non ti lascia solo. E se guardi bene con attenzione la tua vita, saprai scorgere tante luci belle con le quali ti ha consolato, illuminato,
preparato anche ad affrontare situazioni difficili. E magari potrai riscoprire come ti sta dando luci belle, grazie, consolazioni per uscire da quei momenti difficili e leggerli con altri occhi e riscoprire che Egli non permette mai nulla senza darti la grazia di affrontarlo e che Egli sa trarre fuori anche dal male un bene più grande. Ecco dunque il punto, saper scorgere la sua luce anche nel nostro buio. In fondo, la fede è credere ostinatamente in questa luce che brilla in fondo, un po' come disse Don Tonino Bello, e credere nell'aurora mentre ancora si vede soltanto buio. Cari fratelli e sorelle, che il Signore ci doni davvero la grazia di attingere alla sua luce, di riconoscere la sua luce, per vivere seguendolo nella sua luce. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.